Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi pure di venerdì. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che vi basterà fino a lunedì prossimo. Parola di Poro. Purtroppo oggi non c'è tempo e quindi non ci sarà solo risposte sbagliate che tornerà la prossima settimana. Ma come dice l'antico proverbio, meglio così che niente. Quindi se siete nuovi iscrivetevi subito al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. E niente, in descrizione trovate tanti link, tutti da cliccare. Fatelo, io ho detto tutto, iniziamo! Veramente assurdo, abbiamo ben due titoli da segnalare per l'angolo della poracciata. L'altro ieri ci eravamo lasciati con un mistero. Da cosa sarebbe stato sostituito su Epic Games Store il DLC di The Sims 4? Beh, salta fuori che questa settimana EGS regala un titolone, Death Stranding. Oh, e se poi vi sentite proprio degli spendaccioni, una volta riscattato il gioco base potete pagare 5 euro per avere la Director's Cut. Mentre la concorrenza, Steam, offre a gratis Metro Last Light. Per festeggiare il decennale dall'uscita del secondo capitolo della serie Metro, sulla piattaforma di Valve viene regalata la Complete Edition della versione originale del gioco, quindi non la remaster comparsa nel pacchetto Redux. Si tratta comunque di un gioco gratis, e i giochi gratis non si rifiutano mai. Avete tempo fino al 25 maggio per riscattarlo. Come preannunciato, ieri c'è stato il reveal del nuovo Mortal Kombat, che si è confermato essere un reboot della serie che prenderà, non a caso, il nome di Mortal Kombat 1. La presentazione è consistita in un video in CGI senza alcun accenno di gameplay, ma abbiamo già qualche dettaglio chiave sul titolo. Il gioco uscirà il prossimo 19 settembre su tutte le piattaforme next gen, e anche Nintendo Switch, oltre che su PC tramite Epic Games Store. Sappiamo inoltre che, oltre a un corposo story mode, il gameplay introdurrà i Cameo Fighters, ovviamente con la K, che saranno dei personaggi aiutanti che faranno da assist durante i match e che potranno essere scelti da un roster separato rispetto a quello dei lottatori principali. Ma ditemi, tra di voi c'è qualche appassionato di questa storica serie di picchiaduro? E a proposito di titoli molto attesi, abbiamo anche una data per Lords of the Fallen, in uscita il prossimo 13 ottobre. Gli amanti dei Souls-like conosceranno sicuramente questo nome, un prodotto di Deck 13 che per primo mostrò che i Souls-like non erano unicamente ad appannaggio di From Software. Mentre lo sviluppatore originale si è spostato sulla serie di The Surge e pubblicherà quest'anno Atlas Fallen, CI Games, gli autori di questo reboot, promettono un gioco straambizioso che si pone l'obiettivo di diventare il secondo punto di riferimento all'interno del genere. Ovviamente dietro solo alle creature di Hidetaka Miyazaki. Riuscirà Lords of the Fallen a non deludere le aspettative? Parliamo ora di dati di vendita in Europa. Il mese di aprile ha visto un grandissimo successo, quello di Jedi Survivor. Il titolo di Respawn, in soli pochi giorni di pubblicazione, infatti è uscito in coda al mese, il 28, è stato in grado di diventare il titolo più venduto di aprile, sorpassando anche FIFA 23. Un buon successo anche per Dead Island 2, che occupa il posto più basso del podio, mentre la classifica è chiusa in decima posizione da Resident Evil 4, remake pubblicato originariamente a marzo. Incredibilmente bene anche le console, che hanno visto dei netti incrementi rispetto ad aprile dell'anno scorso, ma l'unica ad aver venduto più di quanto abbia fatto a marzo è Nintendo Switch, grazie soprattutto all'uscita della versione OLED a tema Tears of the Kingdom. E chiudiamo questa prima parte con un'ottima notizia per i fan Pokémon. Il prossimo 24 maggio arriverà finalmente il supporto a Pokémon Home per i due giochi di ultima generazione. Una feature arrivata leggermente in ritardo, ma attesissima dai fan, in quanto consente di trasferire i propri Pokémon tra un titolo e l'altro della serie. Connettendo Scarlatta e Violetta all'app mobile, consentirà di ricevere anche dei bonus in game. Insomma, un'ottima notizia, però direi bene ma non benissimo, ma ne parleremo più avanti. Ma intanto passiamo alle notizie del giorno. Oggi è arrivato un annuncio abbastanza inaspettato da parte di Nintendo. Mentre siamo tutti frastornati e tramortiti dalla vastità sconfinata di Tears of the Kingdom, l'azienda giapponese ha scelto di ricordarci che i cataloghi inclusi all'interno dell'abbonamento NSO e in particolare di quello del pacchetto aggiuntivo sono in continuo aggiornamento. E non esiste solo Zelda.
Zelda, c'è anche Super Mario. Con un trailer di presentazione, la grande N ha svelato che il prossimo 26 maggio, quindi venerdì prossimo, saranno aggiunti alla libreria Game Boy Advance ben 3 titoli contemporaneamente, e si tratta di 3 platform storici di Super Mario. Però, ecco, sono delle versioni su cui bisogna fare un attimo chiarezza. Si tratta sì dei primi 3 Super Mario Advance, ma dietro questa etichetta si nascondono in realtà delle riproposizioni ordinate in modo abbastanza sconnesso. Quindi, Super Mario Advance è in realtà Super Mario Bros. 2, Super Mario Advance 2 è Super Mario World, mentre Super Mario Advance 3 è Yoshi's Island, che a sua volta è conosciuto come Super Mario World 2. E intanto vi ricordo che sul catalogo è già disponibile Super Mario Advance 4, che in realtà è Super Mario Bros. 3. Tutto chiaro, no? Per carità, poi non ci possiamo lamentare se vengono aggiunti 3 titoli in un'unica volta, soprattutto quando poi si tratta di 3 giochi che hanno fatto la storia del genere, ma come aggiunta è un po' ridondante. Dopo NES e SNES, questa è la terza versione di Super Mario Bros. 2 che viene inserita all'interno del catalogo, e lo stesso discorso vale per i 2 Super Mario World, già presenti sull'app SNES. Si tratta ovviamente di versioni riviste e corrette, che aggiungono anche dei contenuti extra, ma la roba più corposa rimane comunque tutta confinata alla versione Advance di Super Mario Bros. 3, con tutti i livelli degli reader che in Europa non avevamo mai visto, se non su Wii U. Sarebbe bello se Nintendo desse spazio anche ad altri titoli come i già annunciati Golden Sun F-Zero, o magari sorprendesse tutti con Wario Land 4, così per dirne uno. Di positivo c'è però anche un'altra cosa: proprio come accaduto le scorse volte, a questo aggiornamento potrebbe seguire un update dedicato al catalogo Game Boy e Game Boy Color la settimana successiva. E poi non dimentichiamoci del Nintendo 64, dai su Nintendo, puoi fare di più. Difficile invece fare di più con Tears of the Kingdom, anzi no, fermi tutti, lo hanno appena fatto. Infatti è appena stata pubblicata la prima patch post lancio del gioco, che mira a risolvere dei problemi specifici dell'ultima avventura di Link. E secondo me questo qua è il momento perfetto per fare un parallelo con Scarlatto e Violetto. Alla fine dei conti si può criticare quanto vi pare Tears of the Kingdom per le sue performance non certo stellari, però la cosa che secondo me è veramente impressionante è la stabilità del gioco, la pulizia con cui il tutto si regge in piedi. Si tratta di un titolo che offre infinite possibilità di creazione ai giocatori, che sono invitati a rompere le sue meccaniche, eppure, a parte un glitch per la duplicazione di oggetti, le segnalazioni di bug clamorosi sono praticamente assenti. E quindi la patch 1.1.1 rilasciata oggi ha un changelog minimo. L'aggiornamento infatti è mirato a correggere un bug della progressione che impediva di risolvere una quest principale, oltre che ad aggiustare dei problemi minori. E se ve lo stesse chiedendo, no, il bug della duplicazione degli oggetti non è stato ritoccato, quindi se volete potete continuare a sfruttarlo. Dall'altra parte invece la situazione con Pokémon non solo è sostanzialmente in stallo dalla sua pubblicazione e i giocatori ancora aspettano quei miglioramenti promessi da Nintendo con tanto di scuse, ma se possibile le cose tendono anche a peggiorare. Sì, è prevista una nuova patch per il 28 maggio, come riportato da Serebi, ma questa si concentrerà solo su degli aspetti riguardanti le competizioni multiplayer. Il grosso del lavoro è ancora da fare, tanto che i più recenti raid Terra Crystal sono stati interrotti in via precauzionale a causa di un bug che portava al crash del titolo, e non si sa ancora come The Pokémon Company deciderà di porre rimedio a questo problema. È incredibile la differenza qualitativa che c'è tra queste due serie popolarissime, pubblicate poi come esclusiva della stessa console. Poi uno si domanda perché ci hanno messo 6 anni a fare un seguito diretto, mentre The Pokémon Company sforna una nuova generazione ogni 2 anni. Chi va piano, va sano e va lontano. E proprio riagganciandoci a questa antica perla di saggezza popolare, porolare, direi di chiudere la settimana con un'interessante notizia riguardante la probabile uscita di GTA 6. Attenzione perché potremmo esserci, e stavolta non si tratta di rumor. Lo dico sempre, quella di GTA 6 non è un'attesa, è un meme. Quando ho iniziato a collaborare con EveryEye, facevo gli hot topic dove veniva ipotizzata una data di uscita imminente e si passavano in rassegna tutti i rumor su ambientazione, storia e personaggi. Inutile dire che nulla si è avverato di tutto questo, ora però la situazione sembra essersi sbloccata. Dopo il leak di qualche tempo fa, il CEO di Take-Two ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti riguardanti i guadagni previsti per l'anno fiscale 2025. Take-Two conta di incassare la bellezza di 8 miliardi di dollari,
un aumento significativo rispetto alle proiezioni dell'anno fiscale 2024, fissate intorno ai 5 miliardi e mezzo. Questo perché, citando testualmente il CEO Strauss Zelnick, nell'anno fiscale 2025 entreremo in una nuova era, pubblicando numerosi titoli rivoluzionari che riteniamo imporranno nuovi standard all'interno dell'industria e ci permetteranno di raggiungere questi traguardi economici. Sebbene non si sia voluto sbottonare su quali siano questi titoli che stravolgeranno il mercato, il pensiero va per forza a un nuovo capitolo della serie di Grand Theft Auto. E badate bene, con anno fiscale 2025 si intende il periodo che va da aprile 2024 a marzo 2025. Quindi da un anno a questa parte potremmo ritrovarci a un passo da GTA 6. Secondo voi, poracci, i tempi sono maturi per un nuovo Grand Theft Auto? Quando verrà pubblicato GTA 6? Magari durante il periodo natalizio del 2024? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento alla settimana prossima con un nuovo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormendo, zone out, tranquilli, ma soprattutto nerdate duro, non solo su Tears of the Kingdom, un po' ovunque. Io sono il Poro GTA, Michele 6, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!